tutti e benvenuta alla scuola media statale, dal Contre Statale di Barcellona, Barcellona provincia di Messina però, diciamo, altrimenti non Spagna. Benvenuti ragazzi comunque, poi parleremo perché oggi mi avvicino ai nostri ospiti. Ho pensato, vista l'età media di questa scuola media, ho pensato di parlare, di fare una specie di dibattito, come posso dire, su di un tema che sta molto a cuore ai ragazzi di questa età, a tutte noi, e per parlare sia con loro che con le nostre ragazze di un tema fondamentale per la nostra vita, che è la libertà. Cioè, anche con due B, la libertà, ecco, proprio libertà, così. Poi ne parleremo comunque. Intanto, mentre voi ci pensate, vi preparate sulla libertà, Antonella, che è qui, ecco qui, in versione prematrimoniale, se si può dire, Antonella, è vestita di nero, già in lutto, non so perché, ecco che canta... Tutta colpa mia. Eravamo in un caffè, lui guardava solo me, e dall'improvviso poi è arrivata pure lei. Anche tu qui come stai? E da bere cosa vuoi? Oggi che carina sei, siediti un po' qui con noi. Ma che scema sono io, questa si è fatalità. Faccio errore, che follia, lei sta sorridendo già. Strana storia ho avuto io, ed è stata colpa mia. Lascio che il futuro sia bello per l'amica mia. Tutta colpa mia, ora che lui è tutto tuo, nasconderò la verità, reciterò felicità, dentro starò male. Tutta colpa mia, lui ha scelto ed andrò via. Nella mia stanza impazzirò, due volte sola io sarò. Faccio io i mille pensieri miei, e che labbra aveva poi, ma non le ho baciate mai. Tutte le persone poi chiedono ma che cos'hai, ma perché sei così giù, perché lui non chiama più. Scelto ed andrò
Io mi faccio i fatti miei, io non mi lamento mai. Incontrandomi con te, subito ho pensato, beh, lui è perfetto per me. Tutto andava liscio e poi, lume di candela e noi. Ero pronta a dire sì, e dall'improvviso qui ho sentito un dream. Ho scoperto che aveva addosso il telefonino. Ai. Ma che cosa tremenda, che orrore, che volgarità. Se mi vuoi, spegni dai. Se mi vuoi, spegni dai. Se mi vuoi, tu che medico non fai. Che ridicolo che sei. Che figure mi fai fare. Maledetto il cellulare e vai subito in dis. Questa è proprio una mania. Sei più antico di mia zia. Un ricatto ti farò, spegni quell'affare o te lo butterò via. Ai, tu ti credi importante ma invece mi sembri un buffone. Ai, se tu avessi in tasca un gettone saresti più chic. Se mi vuoi, spegni dai. Se mi vuoi, spegni dai. Se mi vuoi, tutti come baccalà con i loro bla bla bla. Chi dovranno mai sentire, chi dovranno mai chiamare, ed è sempre così. Fa la faccia da scocciati, d'essere stati disturbati, quasi sempre a voce alta, basterebbe che una volta lo mettessero in off. Odio tutti quelli che sfoggiano orrendi un telefonino. Odio discutibile, orribile oggetto, caffone e meschino. Preciso e diretto, non grazie male. Letizia, vuoi andare? Continuiamo con una canzone, non sapete, svelta, molto svelta. Parleremo tutti, canteremo tutti, sempre, sempre Roberta Pimpante, Pimpante. Scatta, cante, can't hurry love. Just have
facciamo un bel dibattito, no? Un dibattito di quelli fatti bene, perché insomma abbiamo varie fonti, no? Poi varie scuole di pensiero sicuramente. Abbiamo le ragazze di Nala Rai, così, abbiamo i ragazzi, insomma, delle scuole di Barcellona, di Messina, insomma, di una piccola città, ecco, insomma, della Sicilia, ragazzi e ragazze, una scuola media, e abbiamo scelto questo tema molto altisonante, se vogliamo, no? Perché certamente è un tema così, però, insomma, noi parliamo spesso di questo tema, ed è la libertà. Oh, enuncio il tema, dico così, va bene, no? Fino a che punto si deve dare o si deve richiedere la libertà? Parliamo di noi ragazzi, ovviamente, perché anch'io ormai, voglio dire, anche se sono, vabbè. Però, insomma, dov'è il confine tra la libertà e il libertinaggio? Il libertinaggio sarebbe, insomma, intendo dire senza limite, una libertà senza regole, insomma, una cosa anarchica, ecco. Dov'è? Se vogliamo dire, fino a che punto si deve chiedere o si può chiedere ai genitori di essere liberi, di uscire anche poco la sera, il pomeriggio, col motorino, senza motorino, con l'autobus a piedi, in elicottero, col sommergibile, insomma, tornare a che ora, quando si deve tornare, ogni quanto bisogna telefonare, insomma, tutte queste cose qua, ecco, questa è la libertà. Allora, chi vuol dire, chi vuole iniziare a dire qualcosa? Anche voi ragazzi, mi raccomando, soprattutto voi, se avete qualcosa da dire sulla libertà, fatelo, alzate, ecco, le braccia, iniziamo per esempio qua. Allora, bene, cara. Allora, io volevo dire innanzitutto che la libertà secondo me è fondamentale, specialmente da parte dei genitori. Quanti anni hai? Spiega, perché 15, insomma, 15. 15 anni, ecco. Perché secondo me se un ragazzo è rinchiuso in casa, dopo tende a fare le cose che non può fare. Perché magari i genitori lo costringono a stare rinchiuso in casa, a non uscire mai, e lui anche un po' per vendicarsi fa le cose a lui proibite. E magari, cioè, la libertà sì, però non esageratamente, naturalmente. E ad esempio, cioè, uscire il sabato con gli amici, avvertire quando si torna. Però c'è sempre un fatto di età, se sì, vogliamo. Sì, infatti, sì. Perché uno, insomma, a 11 anni non può uscire, a 12 anni, 13, 14, a 15, a 18 forse no, è il caso, accompagnata, insomma, 16, 17. Sentiamo a, però. A 11 accompagnata dai genitori e i genitori la vanno a riprendere. Beh sì, però insomma secondo me è presto, io non voglio essere io a dire queste cose, per carità, però insomma sentiamo Simona, che di solito lei è una saggia e ci dà dei consigli buoni, sentiamo Simona. Allora, secondo me la nostra libertà finisce dove inizia quella degli altri, cioè non possiamo... Cioè la nostra libertà finisce dove inizia quella degli altri, sì. Capito? Dici perché, spiega. Ma chi ti scrive i testi, Simona? Così da... No, un pezzo io da sola. Ecco, bene, allora spiegaci perché. Perché? Ma secondo me perché non dobbiamo essere liberi fino a un certo punto, perché magari noi, essendo tanto liberi, diamo fastidio agli altri, non ci accorgiamo delle esigenze altrui, quindi diamo fastidio. E allora dobbiamo avere un limite, certo non troppo ristretto, però insomma dobbiamo rispettare anche gli altri, qui entra in gioco anche il rispetto. Ah, ecco, cioè, tu vuoi dire questo, che libertà sì, però fino al punto, insomma, di rispettare gli altri. Di non disturbare gli altri. No, ecco. Disturbare forse è poco adatto come termine. Rispettare gli altri. Perdonami. No, niente. Cioè, nel senso che non rispetto, cioè, fino al punto di non rispettare la libertà degli altri. Sì. Ho capito. Bene, allora, un concetto... un po' strano, però... Ah, poi volevo dire un'altra cosa. Questo è fondamentale, ragazze. Ecco, secondo me anche... Quanti anni hai, Simona? Scusa, ogni tanto 13. Me lo... Ah, 13 anni, bene. Allora, secondo me la libertà data dai genitori... Intanto c'è genitore e genitore, quindi anche dall'educazione. Beh, certo, dipende. Certo. Però anche a seconda dell'età va data la libertà, perché certo una ragazzina come me di 13 anni non è che può stare fino alle 3 di notte in discoteca. Beh, quello certamente no, quello lo sapevamo, quindi hai fatto bene a ricordarcelo, però sentiamo, insomma, vorrei fare una cosa azzardata ora, non preparata né pensata. Vorrei fare, insomma, vorrei girare la stessa domanda a un professore, perché delle volte, insomma, per sentire un'altra campana, perché noi forse siamo parziali di questa cosa, non lo so, magari siamo un po' di parte, ci sono dei professori che hanno accompagnato la scuola media appunto dal Contres di Barcellona. Chi mi dice qualcosa di voi? Che lui? Sì. Bene, cosa ecco. Devo dire? Ecco, no, stiamo parlando della libertà.
Ma è un argomento molto vasto. No, potremmo so. Dire libertà è potere scegliere, non dovere subire sempre, potere cercare di realizzarsi, fare in modo che ognuno possa anche attualizzare i suoi sogni, perché l'uomo vive anche ma sui sogni. Giovani, la libertà riguardo insomma ai giovani anche, no? Libertà tra genitori e ragazzi, insomma. Sì, cioè cercare la libertà di rispettare i genitori e non considerarli sempre dall'altra parte della barricata, possibilmente avere più dialogo e decidere le cose insieme, perché non è che la verità sta sempre da una parte, la verità si trova assieme. E allora libertà significa poter scegliere il proprio genitore come un amico, come un compagno di viaggio, e quindi costruire assieme. Sì, però non sempre però è così, perché insomma c'è anche il genitore che non parla, che non dialoga. Lei ha detto una cosa saggia, da professore, gente. Ovviamente, perché è giusta, sì, da un sì. professore, però non sempre possiamo dire che è così, no? E la vita è questa, cioè quindi bisogna venirsi incontro tutti e due, cercare di ottenere questo risultato, questo dialogo. Gli inglesi dicono we should meet halfway, dovremmo incontrarci a metà strada. Io insegno inglese. Incontrarci a metà strada, esatto, perfetto, la ringrazio. Bella, una buona idea, quello di domandare qualcosa al professore. C'è una ragazza coraggiosa che vuole parlare, sentiamo. Allora. Di come ti chiami e quanti anni hai? Domizia e ho 16 anni. Sì, alzati in piedi così. Allora. Secondo me la libertà dipende dalle varie persone, perché se ci sono gente che i genitori non li fanno uscire è peggio per loro, perché poi quando vanno fuori non si sa quello che possono fare. Mentre la libertà deve essere data in base all'età, cioè una ragazza di 12 anni non può pretendere dai genitori che esca fino all'una di notte, le due di notte, mentre una ragazza già di 16-17 anni potrebbe avere dai genitori la libertà che richiede nella norma della regola. Ho capito, va bene, è una cosa interessante. Però io voglio fare una domanda, voglio sentire chi mi sa rispondere. Perché secondo voi i genitori tendono a dare molta più libertà ai figli maschi che alle figlie femmine? Lo so. Tu vuoi rispondermi? Bene, sentiamo, alzati in piedi. Lui, appunto, quanti anni hai? 11 anni. E ti chiami? Angelo. Angelo, ecco, sentiamo Angelo. Io penso che i genitori danno più la libertà ai maschi, perché i maschi sono, come dire, sono più carini, sono più... Più carini maschi! Ma cosa... Ma come sono più carini? Spiegaci. Che i maschi sono più... Calma ragazzi, sentiamo. No, ma non voleva dire più belli, perché lo sa anche lui che non è così, però lo sappiamo che sono più brutti, però no. Spiegaci perché hai detto così. Perché i maschi sono, come dire, più responsabili. Questa qui è una cosa, io quello volevo sentir dire, proprio quello. I maschi sono più responsabili, capito? Questo è il pensiero di un maschio, molto maschilista però Angelo, loro dicono bravo, però insomma, allora voglio sentire una ragazza che si difende, sentiamo una ragazza lì, ecco, sentiamo una ragazza che si vuole difendere, allora, quanti anni hai e come ti chiami? Io ho 11 anni e mi chiamo Laura. Laura, dici. Io penso che i genitori facciano uscire di più i ragazzi perché pensano che loro si sanno difendere. Cioè siano più... Più forti. Però da chi, scusa? Da chi si devono difendere? Dalle ragazze, dalle femmine? Dalla vita? Da che cosa si sanno più difendere? Quali sono i pericoli insomma che uno trova uscendo? Da tutto. Tra l'altro, e quali sono i pericoli che hanno i ragazzi e le ragazze? La droga. Torniamo alla nostra libertà. Ora io ho pensato una cosa, voglio fare un discorso. Abbiamo domandato prima perché i genitori fanno uscire più insomma i maschi fino a qualunque ora, nessuno dice niente, nessuno tornano all'una, alle due, alle tre, alle quattro, forse si preoccupano un po' insomma dell'eventuale incidente, queste cose qui stradali, però basta. Mentre la ragazza invece proprio non la fanno uscire, proprio no, io ora il motivo lo so, no ragazze, il motivo storico lo so, io lo so, però non lo voglio dire io, lo voglio far dire meglio, perché insomma lo dirà sicuramente con parole più che si capiscano, lo voglio far dire a
una professoressa, perché lo dice sicuramente meglio di me, vero? In maniera più responsabile, mi siedo qui, signora. Allora, perché raggirare tanto questo discorso? Diciamolo, diciamolo. Lo dica lei, che lo sa sicuramente meglio di me. Ascoltiamo. Lei è una professoressa di? Matematica. Di matematica. Ah, matematica. Bene, mi piace la matematica, quindi dica. La libertà è una cosa bella quando si... c'è un limite. Sì, certo, però noi parlavamo perché viene data più libertà a un ragazzo che a una ragazza. C'è un motivo ma storico, ma non credo, no? Questo. A lei dice di no? No, no. Cioè, secondo perché lei è uguale? Perché anche i maschi sono controllati fino a una certa età. Ma, insomma, qual è l'età che dice lei? Io penso di sì. Fino a quale fino età? Fino ai 18 anni. Addirittura fino ai 18 anni? 17, no, però 18 mi scusi, professoressa, non è vero, perché non no, è vero prima assolutamente. È un'età che ancora... Secondo voi, ragazzi, è vero che fino a 18 anni i maschi sono controllati come le ragazze? Beh, no, mi dicono di no. Secondo lei è così? Secondo il mio parere è così. Vabbè, sì, giusto, al suo parere noi lo rispettiamo, è giusto, però, insomma, io volevo sapere, secondo me... Non è così, giusto? I professori lo stanno dicendo, infatti, e c'è appunto... Coppolino. Ecco, è lei è un professore di? Di lettere. Di lettere, ecco, quindi diciamo. È una questione di fiducia. Io ho due figli. Sì. Una ragazza di 19 anni e un maschio di 14. Io non faccio differenza fra maschio e femmina. Mm. Onestamente, se ne torrà il maschietto... Io ho molta più fiducia nella ragazza e do ampia libertà alla ragazza. E quindi visto delle volte. Voglio sfatare un mito. Bravo, va bene, quindi lei ha più fiducia di sua figlia, abbiamo capito. Però tutti sfioriamo il problema principale. Anzi, lo sfioriamo e non lo tocchiamo. Va bene, non tocchiamo, allora evidentemente, non lo so, non va toccato, non è giusto. Sentiamo però le ragazze. Chi vuol parlare? Anche delle nostre, vediamo. Qualcuna che vuol dire qualcosa? Sentiamo, non lo so, vediamo. Alessia, dici pure. Allora, a parte che secondo me la libertà uno la può avere sia a 16 anni come a 18, a 20, perché dipende dalla fiducia che ha nei confronti dei genitori. Perché anche io... Però scusa se ti interrompo, mi è venuta in mente una cosa, però i genitori dicono sempre, vedi Alessia per esempio, io mi fido di te, ma non mi fido degli altri. Beh, dicono sempre questo, è un classico. Quello sì, però se si fidano ciecamente di te, magari conoscono le compagnie con cui esci, io vedo che mia sorella ha 16 anni e a volte torna più tardi di me che ne ho 20. Però mia madre si fida e sa con chi esce. Io non ho mai avuto problemi di uscire, a 16 anni, a 20 anni uscivo e stavo fuori quanto volevo. Poi per quanto riguarda invece... i maschi e le ragazze, sì. Secondo me i genitori sono più portati a pensare che le ragazze sono più indifese, possono essere molestate, ecco. E quindi hanno più paura. Invece un ragazzo, a parte l'incidente, le macchine, le moto, non ha altri problemi, perché comunque è più forte, si sa difendere. Invece una ragazza che esce in compagnia hanno tutti paura. Va bene, bene Alessia, proprio brava. Bene Alessia. Bene, allora... Mi sembra che ci siamo un po' chiarite le idee. Qualcun'altra da dire qualcosa contro la libertà, le cose? Pamela, volevi dire qualcosa? Sentiamo, permesso. Ecco. No, volevo dire che io esco molto. Ah, tu volevi parlare del tuo caso in particolare? Sì, mia madre e mio padre mi fanno uscire molto, molta fiducia, molta questo? Libertà. Ma perché? Perché non si fidano di te? No, perché mi dicono proprio come hai detto tu, ma io non mi fido degli altri. Ah, ecco, beh, quella è una cosa classica. No? Niente, cioè, non ti fanno uscire, perché niente. Poi torni tardi, domani devi andare al lavoro, ma sei come stanca, ci ha tutte le scuse. Hai provato insomma a trovare un dialogo con i tuoi genitori? Sì, il dialogo sì, però serve poco, eh. Serve molto poco. Non c'è dialogo, è senso unico, tu puoi dire quanto vuoi, sì. Niente, dialogo tra sordi? Sì, sordi. Niente, parli proprio da non sola, c'è via di uscita per ottenere qualcosa. Scusa un attimo, e Antonella per esempio, insomma, si sposa il 30 giugno. Che insomma, che vuol dire? Che hai scelto la libertà oppure è il contrario? No, beh, io a questa cosa non ci ho proprio pensato, cioè non è un fatto di libertà, perché comunque a casa mia stavo benissimo, facevo quello che volevo, un buon rapporto, qui lavorando, tutto a posto.
Questa è un'altra cosa. Ah, è un'altra cosa. Non è libertà, non libertà. Lo so, anzi. Io ho detto questo perché, insomma, ci sei proprio tu qui presente. Uh-huh. Ma sappiamo che molte ragazze, però, si sposano perché in famiglia, perché hanno voglia di uscire da giusto? No, ecco, no, io questo problema non c'è per niente. Per te non è così. No, va bene, noi vogliamo sapere questa cosa così. Bello, molto meglio. Ilaria, invece, tocchiamo il suo argomento. Ilaria, dici un po'. Beh, io posso uscire fino alle 11 di sera. Beh, bravo, voglio dire, Ilaria. Mi vergogno a dirlo. Perché? Ma adesso faccio 19 anni, uffa, basta. Ecco, Ilaria si lamenta, bene. Dove vai, con chi vai, e perché, non perché, ma come ti vesti, ma... Oh, basta. Basta. Poi, tre femmine, soltanto a me lo fanno. Ah, solo con te? Sì, vai, tranquilla, esci, io così. Sempre così. È sempre stato così, fin perché da piccola. Ilaria... No, ma fin da piccola proprio. E quindi io che devo fare? Niente. Perché ci parlo, ci parlo. Si considerano un bersaglio, Ilaria, un po' in difesa, non lo so. No, forse perché sono più sveglia delle devi altre. Devi avere la scorta. No, scorta no. Forse così ti fanno uscire un po'. Però ecco, così. Non ce la fai più. No, fino a massimo le 11:30. Insomma, questo è lo sfogo di Ilaria, sfogati sì. Ilaria, guarda. Proprio. Fatemi uscire. Lancia. Voglio partire, io il sabato e domenica voglio partire, con chi mi pare, voglio andare a Riccione come ci vanno tutte le ragazze di qua. Uffa, basta. Ecco, basta, bene, bene. Allora, c'era anche un'altra ragazza, Romina forse? Romina, se non sbaglio, quella del malocchio, dov'è? Non la vedo. Ecco la malocchiata, e vai. Lei è una tipica sequestrata in casa dai genitori. È una tipica, insomma, lei a suo dire, magari non è così, lei un po' lo esagera. Lei anche tempo fa fece un appello. Un appello, sì, disse, sì. Voglio uscire. Sì. È cambiato qualcosa? No. No. Dicono di no, perché no. Voi avete provato a farlo uscire, niente. Non è cambiato molto, perché mia madre è così, però mio padre si è convinto. Quanti anni hai tu, Romina? 19. Ecco, 19 anni. E tua madre non ti fa uscire? No. Mai? No, no, qualche volta sì, poi magari invento un po' di bugie, così, dico... Aia, aia! No, dai, no! Senti, ma allora... Ormai sono una professionista, capito? Dico tutto. Cioè, in che modo? Cioè, per uscire inventi delle scuse? Certo, è il minimo che faccio, sì. E tua madre abbocca sempre? No, però fa finta. Dice, vabbè, tutto l'impegno che ci hai messo, almeno... Ah, ecco. Poi quando torno a casa... Sì, dice, ma a che ora puoi tornare tu a 19 anni? A che ora hai permesso di tornare a casa? Alle 2. Beh, però voglio dire, alle 2 di notte, non mi sembra così. E quando vuoi tornare? Non vuoi tornare proprio? No, va bene, però, cioè, sono pochi i casi in cui io rientro alle 2, questo che... E quanti sono? Quante volte? A settimana? Ma guarda, devo dire la verità, ho avuto una settimana che uscivo tutte le sere, cioè, avevo preso proprio il via. Invece... Allora, non mi sembra una cosa così disperata. No, 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 una settimana. No, no, l'unica settimana della mia vita, perché adesso, cioè, non esco più. Mi ha detto ti sei sfogato una settimana, adesso non esci più, capito? Ah, queste cose così estreme. Alle 2. Ora io devo dire, ad onor del vero, alle 2 sembra un orario molto pesante, ma se uno va in discoteca, siccome le discoteche aprono all'1, proprio si inizia a ballare, il tempo materiale almeno per fare 4 salti e poi, poi tornarsene a casa. Certo. Mezz'ora per andare, mezz'ora per tornare a casa, appena si entra, saluti e riesci. Perché certo. Però alle 2 detto così può suonare male, ma in fondo poi è così, però, perché sì. Questi posti insomma, aprono a quell'ora lì, giusto? Ecco. Va bene, va bene, va bene. Sentiamo, sentiamo. Se c'è qualcun'altra in giro che vuole dire qualcosa, Wemin, vuoi dire qualcosa? Sentiamo, sentiamo, perché non ci piace fare questo dibattito internazionale? Sentiamo, Wemin. Io non ho problemi di uscire, però a proposito del discorso che fanno uscire più maschi che femmine, io non sono d'accordo perché... Per me i genitori devono avere fiducia nel proprio figlio e a me mi fanno uscire, posso rimanere quanto mi pare perché i genitori miei hanno fiducia in me.
Ho capito. Va bene, insomma, è un fatto di fiducia, sì. Dici tu. Bisogna avere fiducia, bisogna fidarsi e quindi, insomma, si risolve così. Però sentiamo ancora in giro. Però voi sapete anche che la fiducia è basata sul controllo. E quindi Arianna vuole dire qualcosa in merito. Allora sentiamo. Mia madre si fida di me. Ah, si fida di te? Sì, quando gli sono tornata con queste non si fida più. Ah. Ha perso la fiducia in me. Cioè sei diventata una specie di rasta. Sì, rasta. Una cosa un po'... Sì, e non si fida più. Ma detto, rasta no, con me parti anche, più. No? C'è una canzone che diceva rasta con me. No. Va bene, Arianna, allora mi dicevi quando ti ha trovato con queste trecce? Sono tornata, sì, dal weekend con queste trecce e mi ha detto la prossima volta ti mando a Frascati. No, mi ha detto weekend. Che non fa più Vabbè, partire. Frascati, però guarda che bellissimo. Mi sono giocata la mia libertà con queste, no scherzo. Ah, mi fa uscire, però c'è rimasta insomma, male. Però meglio le trecce, no? Sì. Voglio dire. Allora, va bene ragazzi, insomma abbiamo più o meno un po' parlato di questo tema. Certo, abbiamo poco tempo, potremmo parlare tutto il giorno di questo, però ci sono altri che fanno dibattiti meglio di noi sicuramente. Vi ricordo la regola del dibattito, che è questa qua, di non parlare, cioè se doveste capitare in un dibattito, vi do un consiglio. Non parlate mai con un idiota, perché la gente potrebbe non notare la differenza. We're flying high. Appartengo Remix!
posto Happy to be Asia. E ancora all'11° posto troviamo Perde 5 posti 740 Boys con Shimmy Shake, mentre al 10° posto con 3 posti è di guadagno di Adam con Zombie. Deep inside, I know you.
chiudiamo partendo dal numero uno. Baby Baby, Missing, Wonder, Be My Lover, Moving On, Nowhere Land, originale, radicale, musicale, Your Love in Arms, Piero Volar, Zombie e poi ancora Jimmy Shake, Happy to Beat, appartengo ai mix, You Make Me Cry, Felix, Spaceman, Don't Give Me Your Life, Move Your Head, Galaxy of Love, Flying High. E a proposito di canzoni, rischio, lo so, di essere monotona, lo so, purtroppo. Però ieri sera, fino a tardissimo, ho inciso quel pezzo che si chiama Che bisogno d'amore, che in spagnolo si intitola invece Necesito amarte. Bello, in spagnolo sentito come suona bene, no? Necesito amarte, che vuol dire, insomma, più o meno bisogno di amare, bisogno di amarti, ecco, questo significa. E l'ho inciso, è pronto. E ve lo canto perché è ancora caldo, necessito amarte. Basta una palabra y mi sonrisa regresa muy deprisa. Tú lo sabes bien, me basta con un beso y de improviso regreso al paraíso. Tú lo sabes bien, si me telefoneas podré sentirte y como me deseas. Tú lo sabes bien, basta un tierno abrazo y mi hielo se ha quemado. ¿Por qué no te aprovechas, ven? Desesperada y dura, que no despegue en suma si tú no estás aquí. Por ti, respiro por ti.
ho strappato le foto. Ogni notte un imbuto, la tua faccia da schiaffi. Ora tu te la spassi, lei felice e contenta. Lei ce l'ha avuta vita, perché, 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 perché. Immediatamente la stilista di oggi si chiama Concetta Logatto, così si chiama, e viene, diciamo, qua in rappresentanza di tutta la scuola Euro Mode School di Monza. Euro Mode, così si dice. Insomma, vediamo questa Logatto, così vediamo. When the day is over and all you do is run, forget about the trouble, just to have some fun. Don't you know that just the kind of love that's done me to believe when everything just been wrong? You make me feel the new, I can't do the thing I do. I love you, make me feel the way I gotta feel for you. So please, we've only tried to see that love is meant to be. I
it's over, and all you can be trying to forget about the trying just to have some fun. Don't you know that just the kind of love is telling you to believe when everything just belongs? You make me feel queste cose me le ricordo, che è anche il compleanno di Nicole. Auguri! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri di cuore, tanti auguri a te. Compleanno di Giorgio, domani un altro camera per me, poi... Grazie anche a voi, tornate pure quando volete e noi finalmente vi salutiamo. Ciao cari, ciao, ciao, ciao. Lunedì.